Credo che comunque per l'inverno la lascerò qui nei pressi, così poi l'anno prossimo sarò pronta per andare in Sardegna, quello che avrei dovuto fare quest'anno. Adesso tiro sull'ancora e vado un po' più a est, così mi avvicino comunque alla terraferma o a qualche ipotetico porto o cantiere dove potrei lasciare la barca. Si parte! Non c'è stato nessun momento magico perché sono venuta a motore. È vero, Micio. È nuvoloso, è un po' piovugginoso, ogni tanto fa qualche goccia. Comunque, dall'altra parte del mondo sta per cominciare la primavera. Questo è l'ultimo sole di agosto. Poi per un anno non ci sarà più. E voilà, questo è il primo giorno di settembre. E veramente non si vede più in giro anima viva. Mi sento spersa nell'oceano del Mediterraneo. Farò un altro piccolo pezzettino oggi qui da Golfo Stella, proprio al limitare est, dove insomma davanti alla spiaggia dei Capoliveri vado a Remaiolo. Gingioc è sempre pronto. Salpiamo, Gingioc? Si parte. Ritenta, sarai più fortunata. Yuppie! Genoa, si va a Lasco e adesso momento magico. Che bello. Diceva un mio vecchio insegnante russo di teatro. È da teatro. Sono arrivata a Remaiolo, ci sono molto affezionata a questo posto perché 3 anni fa ci feci il mio primo ed unico corso di apnea, primo livello. Sono arrivata a 17 metri e mezzo. Qui l'acqua è spettacolare, vabbè adesso è un pochino mossa, è pieno di pesci, è molto selvaggio, non c'è praticamente niente se non una piccola stazione balneare, no, stazione balneare, gli ombrelloni e appunto questo corso di apnea. Stavo per scendere a terra qui a Remaiolo per andare a fare l'aperitivo con Michele, l'apneista. E Gingio che mi sale sul SUP, quando fa così vuol dire che vuol venire con me. Quindi lo imbraghiamo, e si parte sul SUP, io Gingio. Guardate com'è trasparente qui l'acqua, bellissima. Questa è la spiaggia di Remaiolo, ormai metà all'ombra, metà al sole. Che meraviglia di acqua, perché poi con queste rocce prende il verde smeraldo. Là c'è My Pen Rai alla fonda, Gingioc, che controlla la situazione. Così Gingioc conoscerà un'altra spiaggia, perché non c'era sceso, mi sa, 3 anni fa, mi sa di no. Ma è che siamo quasi arrivati, Gingiochino. Gingioc, vieni. Eccoci qui sulla spiaggia. Qui stanno giocando a beach volley. Gingioc, vieni. Yeah. Ci hanno invitato a restare a cena, allora forse restiamo. Gingioc. Gingioc si è ambientato, ha capito che questa è una grande lettiera e gli piace molto. Aveva fatto una pasta. Michele ha fatto... Quanto hai fatto di pasta? 7 etti, credo. Forse esagerato. 5 li ha mangiati lui. Chi ha fame qua. Gingioc è qui... che ci tiene compagnia, non mi si vede assolutamente. Oh, ecco, abbiamo mangiato tutto, cioccolata, eccolo qua. Oh, lui è stato il mio istruttore 3 anni fa di apnea, Michele Bovo, Mi ha fatto raggiungere i 17 metri e mezzo, ragazzi, io me lo ricordo ancora, Sì, ma io mi ricordo ancora la testata che hai preso sulla barca. Madonna,
Madonna, sai che c'è il video su YouTube? Ah, sì? Ve lo lascio qui. Sono venuta qui col SAP, pian piano, senza luna, con questo stellato pazzesco, senza nessuno intorno per chilometri, perché questa zona è veramente, non c'è nulla all'Elba, e mi sembra come se fossi l'unica persona sulla faccia della terra. È un'emozione talmente forte che mi dà una vertigine incredibile, come stare sul ciglio di un burrone, guardare sotto e così. Capita anche a voi? So che sembrerà strano alla maggior parte di voi, però anche dei posti meravigliosi come questi dopo un po' stufano. Cioè, non è che sono stufa, ho voglia di terra, ho voglia proprio di... cioè, è come quando uno sta sempre a terra che ha voglia di andare al mare. Per me è la stessa cosa adesso, per me l'acqua, il mare è diventato come la terra, no? E quindi ho bisogno di andare un po' sulla terra, e forse anche lui è stanco. Comunque salpo l'ancora anche oggi e andiamo... chi lo sa? Con un po' di onda, momento magico! Era veramente fastidioso stavolta, eh? Poi con l'onda il motore si sente ancora di più, perché fa... Oggi è l'alba di un nuovo giorno, mi sono appena svegliata, sono un po' abbottata, ma oggi vado a trovare i miei in Maremma per qualche giorno, quindi prendo la barca, salpo e vado a Salivoli, dove lascerò la barca appunto per qualche giorno, dopodiché tornerò a riprenderla. Ciao ciao Elba! Si va verso nuove avventure! Marina di Salivoli, qui my pen rai, passo. Ed eccomi a Salivoli, Gingio, che è andato subito a vedere le barche dei vicini. No, Gingio, no! C'ho il fiatone perché ovviamente a cazzare trappe e cime di poppa si fa fatica, anche se mi aiuto sempre con il motore. Bene, fra poco Franco arriva dal Canavese, mi prende in macchina, a me e Gingioc, e ce ne andiamo in Maremma dai miei genitori. Mi è venuto a prendere! Sono terrestre per 10 giorni! Maremma, maiale. Siamo arrivati all'Arnaio! Eccoci! Che bello! Vai Gingio, scatenati! Eccolo qui l'Arnaio. Mamma, papà, siamo arrivati. Ciao. Ciao. Come è andato il viaggio? Bene. Vi faccio vedere la facciata proprio. Questa è la facciata dell'Arnaio. Guardate che bellezza. Io ho passato qui la mia infanzia. Poi prima di andare a scuola si stava qui veramente tantissimo, tipo da maggio a ottobre, quindi ci sono veramente legata, è per questo che parlo spesso in toscano con l'accento toscano, perché proprio le mie origini sono qua. Qui c'è dove si magna, qui c'è la cucina. Wow. Poi si sale al piano di sopra. Di sopra, questa si chiama stanza del camino perché c'è il camino. Ecco qui quando si viene d'inverno a Capodanno, sì, a Capodanno si fa spesso col Capodanno. Qui ci sono tutti i dipinti di questo è di mio padre, questo è di Marco Seveso, amico dei miei, Biffi, altro amico dei miei, qui ce ne sono altri. Questo e un altro che ha fatto mio padre, questa è la stanza dei miei. Vedete il disordine da chi l'ho imparato?
Poi, questa è la stanza dove dormivo da bambina, che adesso fa un po' da magazzino. Questa dormivo di qua, di qui c'era la mia amica Barbara. E mia madre mi sta seguendo perché ha paura che io dica qualche nefandezza, e c'ha ragione. Dopodiché di qua c'è il bagno, che è stato rifatto da poco, perché in questa casa praticamente non c'era né elettricità né acqua corrente fino al 2000 e fino al 2002, e quindi c'era, si andava al pozzo con un motore elettrico tipo il fuoribordo, si pompava l'acqua qui, qui c'era un segnino che faceva vedere l'acqua, eh? E poi si andava con le candele. Qui c'è un'altra camera da letto, che adesso non c'è nessuno. Si esce da qua, che è un altro ingresso, qua. Qui c'era un forno, cioè adesso è un po' che, no? Poi giù di qua si va all'uliveto. I miei, quando hanno comprato la casa, nel 69, e hanno piantato degli alberi di ulivo, 100, e quindi giù di qua. E quindi facciamo l'olio. E io e Franco verremo qui fine ottobre, primi di novembre, a fare la raccolta delle olive con i nostri amici Fabrizio e Patrizia, e quindi poi andremo al frantoio e vi farò vedere tutto quanto, eccetera eccetera. Adesso arriviamo all'uliveto, eccolo qua. A me piace un sacco raccogliere le olive e sono esperta nel togliere le foglie dai cesti. E il nostro olio è non buono, di più, è l'olio più buono del mondo. Adesso vabbè, non sto a farvi vedere tutti, comunque sono un centinaio e ovviamente non viene tantissimo olio, giusto per noi e qualche nostro amico. Poi io ne uso parecchio di olio, Poi qua c'è, accanto, diciamo, alla casa centrale, ce n'è un'altra. Qui, fra l'altro, sono abituata a camminare, che navigo sempre. Facciamo il barbecue. E qui, niente, è una specie di magazzino. No, mi sa che sia per il contrario. Ecco, vabbè. Poi un giorno si farà, si vedrà. Io su questo albero qui, che vedete qui, ho passato la mia infanzia, mi arrampicavo. Qua c'erano altri due alberi che purtroppo si sono seccati, dove mio padre mi aveva fatto la casetta sull'albero di legno. Qui c'è la legnaia. Legno. E qui ci sono altre due stanze separate, insomma senza bagno. Però io ci ho dormito parecchio qui. Quello lì è il cavallo dondolo che mi fece mio padre quando ero piccina, e lo fece tutto lui. Ecco, anche qui c'è un camino. Queste camere magari sono un pochino dismesse, un po'. Comunque, perché una volta soprattutto si veniva qui in metà di mille, quindi c'erano tutti gli amici sparsi a tutte le parti. E questo è il simbolo dell'arnaio, vedete? L'ha dipinto mio padre. E poi qui ci sono anche dei serpenti che salgono lungo gli alberi. E di qui c'è la stanza dell'arco, che è dove sto dormendo io adesso insieme a Franco. Io ho già messo già tutto in disordine. Buttato giù tutta la roba dal... Ecco. Buttato giù, sparso tutto quanto. E qui c'è un altro bagnetto che si ricollega. Che si ricollega alla cucina. Qui sono già tutti al lavoro. Il computer. E qui dove si pranza. È ora di pranzare?
Yuppi! Guarda, assaggia questo là con il salame che ha dentro i funghi. Questo, sì. Questi qui grandi sono leggermente tostati. Mm. Ecco, niente. Il pomodoro da strofinare. Questo è il pomodoro che aspetto da giugno. E anche in questo caso sono scalza. E adesso vi stupirò con gli effetti speciali. Ta-da! Carol Grimani è tornata. No, scherzo. Sono andata dal parrucchiere a farmi un po' di colpi di sole. Franco mi ha accompagnato su in paese. Soltanto che non ha visto il mio messaggio che tornavo, che finivo in 20 minuti e adesso lui è lontanissimo e ho deciso di venire giù a piedi. Questa strada la percorro da 47 anni, anzi da prima, perché da quando sono nella pancia di mia mamma. C'è da fare di strada, eh? Aia! Allora, come sto con i capelli lisci? A me piaccio, però non sono io, nel senso che non rispecchia me, non rispecchia il mio carattere. Guarda questa terra, eh? Marianna, sono arrivati Maneskin. Sono arrivati Maneskin, perché non ve l'avevo detto, ma ci sono venuti a trovare i Maneskin. Ma l'arrivo dei Maneskin lo scoprirete fra 2 settimane, perché la prossima domenica ci sarà lo speciale Salone di Genova. Quindi ci vediamo la prossima settimana per Genova e fra 2 settimane con i Maneskin. Iscrivetevi al canale, mettete un like e buona onda!